Nome, Ermanno. Baldovino, a.k.a. Top Rack Bang. Professione, disoccupato da quando un grave incidente stradale e troppe tasse hanno ucciso la mia attività di tecnico informatico. Re della monarchia costituzionale di Baldovia, cacciatore di non morti e youtuber. Ma non ci sono zombie in giro, perché sono bravo, ringraziami. Età, 55. In realtà è meglio che non lo dica, ma sono in giro da un bel po'. Perché stai su YouTube? Non certo per i soldi, anzi, se contiamo le spese per internet, telecamere, microfoni, luci, tutte le cavolate che servono per girare, tutte le cavolate che recensisco e che acquisto per recensire, eccetera, mi costa diversi soldi ogni mese. Però è un hobby e mi piace molto la community che si è formata intorno a Top Rack Bang. Perché mi diverte interagire con gli utenti e perché voglio preparare la prossima generazione di sopravvissuti all'apocalisse. Top Rack Bang, è la tua prima esperienza su YouTube? No, assolutamente. Avevo un canale di cucina che si chiama Mangiare Bene Senza Lattosio, attualmente abbandonato, ma i video li potete continuare a vedere. Ma purtroppo cucinare e riprendere tutto o dalla stessa persona non è possibile. Per un canale di cucina bisogna essere almeno in due. Poi altri problemi mi hanno portato ad abbandonare questo canale, che invece funzionava piuttosto bene. Poi ho il mio canale personale, Baldovino63, che uso come contenitore per fare l'upload di tutti i video che mi serve volta in volta, senza un tema, senza uno senso né niente, che uso magari per condividere con gli amici o perché ho bisogno di mandare un video a qualcuno, eccetera. E è un canale contenitore che ho da 1 milione di anni circa e che misteriosamente ho dei video dentro che hanno più visualizzazioni dell'intero Top Rack Bang. Misteri di YouTube. Che cosa ti hanno portato questi anni online? Un po' più di competenza nel fare video, spero e credo. Io credo che un po' di differenza dai primi video che ho caricato con alle spalle lo scaffale del garage e la stanza con l'eco che non si capiva quello che dicevo, un po' di differenza si veda, spero vivamente. Mi hanno portato anche qualche bella amicizia nella vita reale e qualche bella amicizia rimasta per questioni di distanza soltanto virtuale. Mi hanno portato un tipo di musica nuovo che non ascoltavo e che ora ho cominciato ad ascoltare soltanto per caso, perché ho conosciuto virtualmente, per adesso spero un giorno di poterli stringere la mano di persona, gli Arcade Boys, e un tipo nuovo di musica è sicuramente un arricchimento. Mi hanno portato qualche conoscenza in più in vari settori, è globalmente un'esperienza positiva. Parecchie soddisfazioni e aver conosciuto diversa gente ottima da avere come compagni di sopravvivenza all'apocalisse, con una bella varietà di competenze. Credi negli zombie? Ovviamente no. Sono un'astrazione, sono un filo rosso che lega tutte le mie passioni per riunirle in un unico canale contenitore, altrimenti avrei dovuto per forza di cose creare 50 canali diversi, perché non avrebbe avuto senso di stare nello stesso canale determinate cose. Perché c'è qualcuno che non ci crede? Forse dovrei lasciare qualcuno in giro, giusto come prova. Che progetti hai per il futuro? Continuare a fare video e possibilmente trovare un lavoro compatibile con quello che so e posso fare. Inoltre ho un progetto piuttosto grosso con alcuni amici che spero possa diventare qualcosa praticamente a tempo pieno, ma non ve ne posso parlare perché è molto prematuro. Continuare a eliminare i zombie e prepararmi per l'apocalisse. Com'è nata la tua passione per coltelli, armi e outdoor? L'outdoor viene da quando ero giovane. Ero ancora fidanzato
non viene di famiglia perché i miei genitori, seppur appassionati di outdoor e di montagna soprattutto, hanno fatto tantissima montagna i miei genitori, tutti e due. Quando sono nato io avevano già cessato completamente l'attività outdoor e erano diventati caserecci, quindi si usciva molto poco. I coltelli sono una passione che ho sempre avuto, ma se diciamo rinfocolata, si è accesa di più quando mi è nata la passione per l'outdoor. Ovviamente sono una parte inderogabile. Le armi direi che sono una passione che ho sempre avuto da quando ero bambino, da quando ho memoria. Però per le armi, solo da quando mio figlio è diventato maggiorenne e ha preso il porto d'armi lui, è caduto un divieto che c'era in casa, che era quello che dava mia moglie: se entrano armi in casa esco io, e per la pace familiare non ero mai stato praticante. Appena questo divieto è caduto, perché non gli poteva dire questa cosa a mio figlio, ho approfittato e mi sono gettato al 100% in questa passione che avevo da sempre. Sono conoscenze inderogabili per sopravvivere a un'apocalisse, è ovvio che le coltivi. In base alla tua esperienza, che persone frequentano questi ambienti? L'outdoor è ovviamente una passione praticata da persone di tutti i generi, di tutti i sessi, di tutte le età, è molto varia. In generale però è gente molto molto rispettosa, è un ambiente molto sano, non parlo di salute fisica, gente molto educata e rispettosa al 99,99%, quello 0,01% sono le persone che lasciano la spazzatura in giro, che spaccano le cose in natura eccetera, ma normalmente non sono persone che praticano assiduamente l'outdoor. Sono i gitanti dell'unica domenica all'anno, che poi non se ne occupano neanche più, che vanno per Pasquetta a fare la grigliata, e sono quelli che fanno danni. Non tutti quelli che vanno solo per Pasquetta a fare la grigliata fanno danni, ma praticamente tutti quelli che fanno danni sono quel tipo di praticanti dell'outdoor lì. Il praticante dell'outdoor vero è anche appassionato di lame, anche se solo in ambito circoscritto, ovvero sia non è quasi mai un collezionista appassionato di storia delle lame, appassionato di metallurgia, di tecnica, eccetera. L'appassionato di outdoor spesso è alla ricerca soltanto del coltello che funziona veramente bene, fregandosene della marca, del modello, dell'acciaio eccetera, semplicemente perché gli serve. Invece gli appassionati di coltelli a 360 gradi e gli appassionati di armi sono due insiemi che si intersecano in grandissima, larghissima parte, almeno l'80% ce l'hanno in comune, perché l'oplofilo, l'appassionato di armi, quasi immancabilmente si appassiona anche di lame, della loro storia, della metallurgia, della tecnica che c'è dietro, eccetera. È vero appassionato di armi che si occupa anche della storia delle armi, della tecnica delle armi e tutto quanto. Sono due insiemi molto intersecati. In generale le armi, quel famoso 80% che c'è in comune fra armi e coltelli, ma anche di più, le armi sono un ambiente di persone ottime al 99,99%, quello 0,01% non sono pericolosi come vi vogliono far credere i giornali, non sono killer in attesa del primo che passa per spararmi, non sono le persone ottime che sono gli altri, perché magari hanno caratteri chiusi, sono musoni eccetera, e quindi risultano magari meno simpatici, o sono un po' presuntuosi su quelli che sono tutti loro, ma sono una minoranza. Il grosso delle persone che praticano il mondo delle armi sono tutte persone squisite, e anche alle gare, quando vedi una gara, l'ambiente è improponibilmente diverso e migliore del mondo reale. Non c'è, anche nelle gare di maggior levatura, non c'è quello spirito di competizione che porta a guardarsi in cagnesco eccetera. Le gare di tiro quasi sempre finiscono in pranzi
al ristorante tutti insieme o in grigliate all'aperto tutti insieme. E spesso durante una gara vedete persone che sono avversari e quindi nel male di uno ci guadagnerebbe l'altro, che invece si scambiano consigli, si scambiano pareri e addirittura si aiutano, per esempio, per dire, prestandosi accessori che magari in quel momento hanno avuto un problema. Cavolo, mi sei rotto il cinturone, tieni, prendi il mio, me lo restituisci quando è finito e ci faccio lo stage io. Cose che non si vedrebbero mai in tanti altri sport, in qualche sport sì, ma in tanti altri sport no. E invece nel tiro sì, perché l'ambiente è fatto di persone che come levatura morale sono superiori alla media. Gente tosta, sopravviveranno anche loro. Che cosa pensi della caccia? Non sono mai stato cacciatore e credo che mai lo sarò, ma sono favorevole alla caccia. Notate che ho detto caccia e non bracconaggio. Il cacciatore è una persona molto rispettosa del territorio e spesso ne è alla prima linea di difesa. Il bracconiere è un criminale e non ha niente a che vedere col cacciatore. Il bracconiere spesso non ha nemmeno la licenza di caccia. Come bracconiere cosa intendo? Chiunque non rispetti le mille regole che regolamentano la caccia e ne fanno una cosa sicura ed etica. Sia le regole intese come leggi, sia le regole intese come le quattro regole di Cooper, sia le regole intese come regole di buona creanza e di buona educazione. Chi non rispetta queste mille regole è un bracconiere. 99 su 100 non ha la licenza di caccia, se ce l'ha è comunque un bracconiere, non ha niente a che vedere con i veri cacciatori. Il vero cacciatore, il suo principale nemico, è questa persona qui, che è una risicatissima minoranza e che però nell'immaginario collettivo rovina tutto. È un modo per sopravvivere all'apocalisse, sia che tu parli di caccia a selvaggina a scopo alimentare, sia che tu parli di caccia al non morto, sia che tu parli di caccia del predone che ti vuol far del male. E se ti dicessi che gli zombie ti odiano e si stanno organizzando per liberare quelli che tieni nel tuo acquario personale dietro le spalle, che diresti? Sarei abbastanza sorpreso, perché sinceramente pensavo di star dando più fastidio a alcuni vivi che ai morti o ai non morti. Molon Lave. Descrivi l'altro con tre parole. Sicuro, efficiente e deficiente anche un po'. Onesto, intelligente e leale. Descrivi te stesso con tre parole. Simpatico, spero. Ottimista e buono. Io sono leggenda. Siete davvero così diversi o siete la stessa persona? Siamo un po' diversi, ma non tanto. Principalmente lui ha quel filo di presunzione e di esibizionismo che a me manca. Mettermi davanti alla telecamera per me è ogni volta mettermi un po' in gioco per vincere una sfida contro me stesso. Anche qualche altra piccola differenza quella, ma non tantissimi. Io sono unico, fatto me hanno rotto lo stampo. Chi è migliore tra voi? Lui è molto meno coglione di me. Ovviamente io, lui è troppo buono, ha troppe limitazioni, segue troppo la legge anche quando è un ostacolo. Perché hai fatto questo video? Me l'ha chiesto lui. Salutate il pubblico. Un abbraccio a tutti, vi lascio con Top Rock Band e io torno dietro la telecamera. Arrivederci al prossimo episodio, ancora una volta circondati dagli zombie, senza quel pirla accanto, ancora una volta sul Top Rock Band.